Ciao a tutti, io sono Guido Vada e siamo qua nella nostra saletta degustazione e siamo a far assaggiare le nuove annate alla guida. Come mi è stato detto, quest'anno c'è un argomento che interessa forse un po' più degli altri, che è il discorso di proporre dei vini di pronta beva. Allora, per quanto riguarda la nostra azienda, diciamo che noi abbiamo un'interpretazione del moscato, soprattutto in una versione secca, anzi in due versioni di moscato secco, dove la prima è quella un po' più giovane, un po' più facile da bere, e quindi su questo prodotto stiamo cercando effettivamente di andare in una direzione in cui il consumatore non abbia troppi pensieri, non debba diventare farsi tante domande prima di bere un nostro moscato secco. Quindi cerchiamo di fare un prodotto abbastanza snello e agile. Dopodiché c'è da dire che siamo in Piemonte, soprattutto in zona di Barbera d'Asti, dove effettivamente non è così facile fare dei vini di prontissima beva, diciamo. Quindi noi abbiamo comunque due etichette di Barbera che abbiamo di nuovo proposto quest'anno, proponiamo tutti gli anni. Sono la Barbera d'Asti Tanghera, che diciamo è la nostra Barbera d'ingresso, Barbera più facile, che però comunque è un vino non così snello, diciamo. Quindi ecco, sui rossi siamo ancora in questa interpretazione, che è un po' comunque interpretazione della nostra area, del nostro territorio. Un'altra cosa che mi piacerebbe approfondire è l'annata che abbiamo quasi concluso come stagione, che è l'annata 24, che è stata veramente molto difficile, molto, molto impegnativa, perché comunque, allora, diciamo che non dobbiamo lamentarci sempre, perché finalmente ha piovuto. Ci siamo arrivati da 2 anni dove non pioveva. Non ha praticamente mai piovuto, per cui va benissimo quello che è stato. Ovviamente maggio e giugno le precipitazioni sono state molte, e quindi il lavoro in vigna è stato pazzesco, anche perché le viti sono state tranquille per 2 anni come produzione, e le viti hanno dato sfogo a tutto quello che non hanno fatto per 2 anni. Quindi avremo sicuramente una produzione maggiore, e però abbiamo avuto anche tantissimo lavoro per contenere la chioma, soprattutto per l'erba. Siamo ancora oggi, infatti sono ancora in tenuta da lavoro, e Laura è arrivata e mi ha trovato praticamente seduto sul trattore, e per finire di fare gli ultimi tagli sfalci di erba e cimature. Quindi un'altra cosa, noi siamo in conversione bio da 2 anni, per cui questo lavoro è stato sicuramente maggiore rispetto a una conduzione convenzionale. Però dai, non ci scoraggiamo, e cerchiamo di portare alla fine questa vendemmia. E tra l'altro manca pochissimo, manca credo meno di un mese, e quindi diciamo che siamo contenti, perché sicuramente avremo una produzione un po' più alta rispetto agli ultimi 2 anni, che è stata veramente ai minimi storici, immagino. E quindi va bene così. Evviva il 2024 e grazie.